Ciao Wargame, Willy Miniature l'ha fatto ancora. Ha lanciato una nuova campagna di Indiegogo per un equipo di fantasy football, questa volta di Amazzone. Loro si erano davvero abituati a lanciare differenti campagne ogni volta che ci hanno di nuovi modelli da mostrare. Hanno davvero un buon formato della campagna di Indiegogo, sono campagne piccole, molto controllabili e anche hanno un invio abbastanza veloce. Anche differenti stretch goal che voi ricevete di miniature gratuite, voi potete scegliere quale modello che voi volete. Ma basta di parlare miniature, andiamo a vederli. Aspettate, se no qua. Adesso sì. Queste miniature dell'Amazzone, come potete vedere, sono realmente incredibili. Sono sculpite da Rumor, una scultore realmente abile. Tutte queste sono fatte a mano e c'ha davvero unne mani favolose. Guardate questa bellissima miniatura. Questa scultora c'ha un talento incredibile, come potete vedere, per interpretare il corpo e anche la posizione del corpo. Sono bellissime queste tutte. Guardate questa qua che sta aspettando di prendere il pallone. È fantastica. Ancora ci sono ancora un paio. Guardate. Io credo che state ricevendo l'idea di come sono queste miniature. Queste sono le 16 miniature di questo Amazon Team di Willy Miniature. Realmente fantastiche. Guardate qua. E anche lei fa dei disegni, fa delle illustrazioni. Adesso andiamo a vedere quelle che ha fatto per questa campagna di Indiegogo per le Amazzoni. Guardate che bellissima miniatura. Fantastico. Allora, questo è l'equipo, sono le illustrazioni che lei ha fatto. Anche qua nell'illustrazione si vede molto bene il dinamismo che lei ha, anche quello stile così buono che ha pinturando. Lei inverte molte ore in tutto il suo lavoro, anche fa moltissimi dettagli a tutte le sue miniature e disegni e mette anche molto affetto. Questo si vede in ogni tratto che lei fa sopra questi disegni. Lei anche ha fatto altre illustrazioni per altri giochi, come possono essere giochi di carte, anche giochi di ruolo e adivinate un po', anche ha fatto dei fumetti. Allora, è un artista da piedi alla testa, davvero un fantastico lavoro quello di Rumor. Allora, queste sono le miniature e i disegni, ma sicuramente volete vedere la campagna. Andiamo a vedere questa campagna, che è davvero quello che a voi può interessare più. Questo è il Willy Miniature Amazon Team, ci hanno bisogno di 5.000 euro. E come vedete è una campagna piccola ma ben strutturata. Adesso vediamo il differente pledge level più sotto che c'è un'illustrazione se vedete meglio. Questo è l'Amazon Team. Ci abbiamo 8 line woman, come potete vedere, fantastiche. Anche per le proporzioni del corpo voi potete vedere che tipo di giocatori sono. Ci abbiamo lo throwers che lanciano il pallone, nel caso è quello che prendono il pallone. E 4 blitzer. Guardate che fantastiche tutte queste miniature. Anche ci sono un pledge per prendere gli star players di Willy Miniatures, sono queste qua. Le prime tre miniature, Sara, Dryad e Witch, sono fatte anche per Rumor, sono state scolpite per Rumor. E come potete vedere, quando sono pitturate, sono realmente impressionanti. Io credo personalmente che tutti gli scultori che io conosco, questa donna, Rumor, fa i corpi femminili più belli in 28 mm. Allora, ci abbiamo anche questo Pledge Star Ogre, Ogre Female e l'umano con la serra meccanica. Allora, i differenti Pledge Level, ci abbiamo questo qua di 3 euro, che ci sono due dadi e anche un badge. La miniatura per 6 euro è un badge, e il Star Player sono 40 euro, tutte queste 6 miniature. E poi cominciamo con gli Early Pledge, 12 miniature per 55 euro, due dadi e il badge, per gli prima 30
persone che fanno questo, e quello poi costa 60 euro. E allora ci abbiamo l'equipo completo di DJ, miniature, le tue dadi e il badge per 75 euro, prima 30 persone. E il prezzo normale è di 80. Se voi avete un club o siete di più, potete prendere questo pledge di 350 euro che ricevete 5 gruppi di Amazzona. E anche se vi piace quelle che saranno pitturate per la scatola di questo equipo di Amazon, potete prendere per vostra casa un team di alto livello pitturato specificamente per la scatola di questo team. Allora, gli stretch goal sono abbastanza semplici. Ci hanno queste monete di Willy, che dependendo del soldi che hanno guadagnato con la campagna, ci sono di più. Allora, 5.000 euro ci sarà un Willy Coin. Con 10.000 ci avete due e con 15.000 ci avete tre. Che succede? Queste Willy Coins potete cambiarle per miniature. Potete cambiare uno per una miniatura, due per un giocatore grande e tre per una miniature pack in valore di 24,95. Allora, che di più si può dire di questa campagna? Che davvero è fantastica, le miniature sono bellissime. Aspettate. Volete aiutare Avuli Miniature con questa campagna? Potete aiutarli. Sendo parte di questa campagna a ricevere a vostra casa queste fantastiche miniature e potete anche aiutare compartendo questo link del video o della campagna tra i vostri amici in Facebook, YouTube, Blogger, nei vostri fori dove giocate, parlando in vostro club. Così più gente sa sopra questa campagna, più gente può partecipare e allora più stretch goal sono disbloccati. Allora, aspetto davvero che vi abbia piaciuto questa campagna e sapete, partecipate e prendete un'equipe di Amazon realmente impressionante. Allora, ci vediamo, Wargamer. Bye!